Allora riprendiamo la nostra meditazione sulla lettera dell'Apostolo Paolo agli Efesi, cercando di ricordare quanto abbiamo cercato di renderci conto del contenuto di questa lettera. Abbiamo diviso questa lettera in due parti, vero? Ad una di queste parti abbiamo dato una definizione, la prima parte, dottrinale. La seconda parte abbiamo dato un'altra definizione, pratica, perché insieme alla dottrina, cioè all'insegnamento, alla conoscenza della volontà di Dio, deve seguire anche la pratica della volontà di Dio. Ed abbiamo anche cercato di cogliere, direi, i punti centrali che contengono come in nocciolo tutto l'insegnamento della parola di Dio. E abbiamo indicato due versetti, indubbiamente non sono tutto l'insegnamento di questa epistola, vero? Abbiamo ricordato il versetto 3 del capitolo primo, nel quale lo Spirito Santo ci dice che i credenti sono benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Poi abbiamo ricordato un altro versetto che abbiamo trovato nel capitolo 2, versetto 6, secondo il quale i credenti sono seduti nei luoghi celesti in Cristo. Poi, per abbreviare, parlando della parte pratica, abbiamo citato l'ultimo capitolo dicendo di cosa tratta il contenuto principale di questa lettera agli Efesi. Di cosa parla l'ultimo capitolo? Del combattimento, vero? Il cristiano, perché possa combattere questo combattimento della fede, deve prendere parzialmente l'armatura di Dio. Ho detto giusto? Prendete tutta l'armatura di Dio, non parzialmente. Perché se andiamo al combattimento con una parte scoperta, allora i dardi infuocati del maligno possono facilmente colpirci, vero? Dobbiamo prendere tutta l'armatura di Dio. Ma se qualcuno vi chiedesse in cosa consiste l'armatura di Dio, cosa rispondereste? È un abito medioevale come avevano gli unni tedeschi, vero, nel tempo delle loro conquiste, che invasero l'Italia, la Spagna, altri paesi con i loro abiti di ferro, di acciaio? È quella l'armatura di Dio? No. E allora cos'è questa armatura di Dio secondo voi? La parola di Dio. La parola di Dio è una definizione molto precisa, ma non completa, perché quando io dico un abito, vero, vado ad un sarto, faccio l'abito. Ora, perché l'abito sia completo, non c'è soltanto il taglio della stoffa, vero? Quante altre cose c'è nell'abito? E così noi dobbiamo conoscere e possedere tutte queste altre cose che ci sono nella parola di Dio per avere tutta l'armatura di Dio. In altre parole, dobbiamo conoscere bene tutta la parola di Dio per avere tutta l'armatura di Dio. Dobbiamo saper combattere il buon combattimento della fede contro tutti. Incontriamo la persona cattolica che crede negli idoli, allora dobbiamo usare l'arma che la parola di Dio ci dà riguardo contro gli idoli. Incontriamo lo stolto che dice nel suo cuore non c'è Dio, e nella parola di Dio troviamo anche il necessario per combattere questo nemico. E tutti i diversi oppositori che si trovano nella vita cristiana, la parola di Dio ci fornisce le armi per ognuno di questi diversi nemici, che tutti poi dopo si accentrano in un solo nemico che li comanda, che è il diavolo, vero? Il diavolo si serve di persone, di uomini, di donne, di giovani, eccetera, per compiere l'opera sua. E il Signore ci chiede che noi indossiamo tutta l'armatura di Dio per restare ritti, combattere il buon combattimento della fede e restare ritti in piedi, come detto in quel capitolo e che vedremo poi in seguito. Ora, parlando della prima parte, abbiamo dato alcune definizioni del contenuto di questa lettera. Abbiamo detto che prima di tutto troviamo una rivelazione divina degli scopi che Dio ha riguardo a Cristo, quello che Dio si propone in Cristo. Qual è la ragione per cui Dio ha mandato il suo figliuolo sopra questa terra? E poi abbiamo veduto
la preghiera dell'Apostolo Paolo di ringraziamento a Dio per questa rivelazione sconvolgente, divina di Cristo e per quella che è l'opera di Cristo. Vogliamo ora vedere insieme qualcosa a questo riguardo, meditando alcuni versetti nel capitolo primo, dal versetto 3 fino al versetto 23, cioè tutto il capitolo, eccetto l'introduzione. Benedetto sia il Dio, Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetti in ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha Dio eletti avanti la fondazione del mondo, a ciò che siamo santi e irreprensibili nel suo cospetto, in carità, aventoci predestinati ad adottarci per Gesù Cristo a se stesso, secondo il beneplacito della sua volontà, alla lode della gloria della sua grazia, per la quale egli ci ha resi gratiti a sé in colui che è l'amato. In colui noi abbiamo la redenzione per lo suo sangue, la remissione dei peccati, secondo le ricchezze della sua grazia, della quale egli è stato abbondante in verso noi in ogni sapienza ed intelligenza, avendoci dato a conoscere il mistero della sua volontà secondo il suo beneplacito, il quale egli aveva determinato in se stesso, che è di raccogliere nella dispensazione del compimento dei tempi sotto un capo in Cristo tutte le cose, così quelle che sono nei cieli come quelli che sono sopra la terra. In Lui siamo stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proponimento di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, a ciò che siamo alla lode della sua gloria, noi che prima abbiamo sperato in Cristo. In Lui anche voi, avendo udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salute, in Lui dico, anche voi, avendo creduto, siete stati suggellati con lo Spirito Santo della promessa, il quale è l'arra della nostra eredità, mentre aspettiamo la redenzione di colui che Dio si è acquistati alla lode della gloria adesso. Possiamo fermarci qui per il momento, vero? Per vedere questa prima parte. In questi versetti che nostro fratello ha letto, noi abbiamo il proponimento di Dio in Cristo presentato in una maniera così evidente, così chiara, dalla quale risulta che l'origine di questo proponimento di Dio in Cristo verso di noi è di natura divina, è d'origine divina. Già il versetto 3, benedetto sia Dio e Padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale ci ha benedetto d'ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. Quindi l'origine di queste benedizioni non è terrena ma è celeste, non è umana ma è divina, e questo è una garanzia della validità di queste benedizioni che Dio ci offre attraverso Cristo. L'origine di queste benedizioni è garanzia che quanto Dio ci dà in Cristo ha una durata eterna. Infatti Egli cosa ci offre? Ci offre la vita eterna, ci offre la gloria eterna. Tutto ciò che Dio ci offre in Cristo è di carattere eterno, perché ha origine divina, proviene da Lui, rampolla dal Signore stesso. Ora abbiamo detto qualche parola intorno all'origine di queste benedizioni, definendola d'origine divina. Se qualcuno ci chiedesse qual è la sostanza di questo proponimento che Dio ha verso di noi, verso gli uomini in genere, cos'è il contenuto, la sostanza di questo proponimento di Dio verso di noi rivelato nei versetti che abbiamo ora letto insieme?
Sarebbe molto interessante fare un'analisi accurata, ma forse ci fermeremo a vedere come il Dio agisse verso di noi, leggendo dal versetto 5. Avendoci predestinati ad essere adottati. La sostanza qui è la predestinazione. Ora cos'è la predestinazione? Destinato prima perché noi avevamo dei meriti particolari, o destinati prima perché Dio preconosce le cose prima che avvengano? Preconosce. Quando la parola di Dio ci parla di Dio, ci parla di un Dio del passato e di un Dio del futuro, o ci parla di un Dio che è eternamente presente? Che è eternamente presente. Quando il Dio si rivela a Mosè e Mosè vuol sapere il suo nome, colui che si chiama Io Sono mi ha mandato. Dite così, dice a Mosè, di così colui che si chiama Io Sono ti ha mandato. E quando un dato momento gli ebrei incontrano Gesù e c'è una conversazione tra lui e gli ebrei intorno a Mosè e Abramo, e il Signore dice: avanti che Abramo fosse, io ero. Dice così? No, io sono. Perché usa questo linguaggio scorretto dal punto di vista grammaticale, vero? Perché egli è l'eterno presente. Ora, riferendoci alla predestinazione, e questo è chiaramente rivelato nella lettera dell'Apostolo Paolo ai Romani, coloro che egli ha innanzi preconosciuti, la inzian Dio, predestinati. Preconosciuti in che senso preconosciuti? Tutti sono peccatori, non v'è alcun giusto, non pure uno. Tutti sono destinati all'inferno. Il Dio ha mandato il suo figliuolo per tutti gli uomini. Vuole che tutti gli uomini vengano alla conoscenza della verità e siano salvati. Dice: andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo a ogni creatura, vero? Questo è il messaggio, lo scopo dell'opera di Dio in Cristo e il mandato che Dio ha conferito a noi credenti di predicare il Vangelo. E poi dopo, a un dato momento, ci dice che alcuni sono salvati, alcuni sono perduti. E Dio ha predestinato con un atto sovrano così, oppure entra anche l'uomo in questa decisione della salvezza e della perdizione? Cosa pensate? Entra anche l'uomo. Ma il Dio prevedeva, prima ancora che queste cose si verificano, essendo l'eterno presente, siccome per il Dio il tempo non esiste, per l'eternità non c'è tempo, l'eternità non c'è né passato né futuro. Dio è l'eterno presente, quindi egli vede le cose di migliaia di anni che devono ancora venire come se fossero. Ah, poi Dio, mille anni sono come un giorno come mille anni, vero? Cioè la nozione del tempo non c'è per la natura eterna di Dio. Ora qui ci dice: avendoci predestinati ad essere adottati. Qui la predestinazione è in funzione dell'adozione. Quando è che si esercita l'adozione? Quando siamo dei figliuoli proprio dei genitori, oppure queste ragazze che noi vogliamo adottare non sono i nostri figliuoli? Quando il figlio non è suo. Quando il figlio non è suo. Ora, noi non eravamo figliuoli di Dio per natura, vero? Ma per natura eravamo tutti figliuoli d'ira e figliuoli del diavolo. Gesù ha detto: vostro padre è il diavolo. E quelli si risentirono, vero? Leggete nel Vangelo di Giovanni: vostro padre è il diavolo. A un dato momento invece ecco che noi veniamo adottati, predestinati ad essere adottati. Ma questa adozione non viene fatta come viene fatta nel mondo degli uomini, viene fatta in un modo diverso, perché Dio, intervenendo in Cristo, non soltanto compie il miracolo della adozione a figli, ma ci dà anche la natura divina per essere i suoi figliuoli. Siamo partecipi della natura divina. Se qualcuno vi chiedesse a quante cose Dio ci chiama ad essere partecipi, cosa rispondereste? C'è tante volte questa, partecipi di, della, de. Sapete rispondere qualche cosa, dire qualche cosa? La lettera, specialmente la lettera agli ebrei, ha parlato spesso di questo.
partecipi di Cristo, partecipi della sua santità, partecipi della sua gloria, partecipi della sua sofferenza, delle sue sofferenze, partecipi della natura divina. E vedete come siamo chiamati a partecipare a Cristo, diventiamo una stessa cosa con Lui. Allora, siamo stati adottati, predestinati ad essere adottati, e per ottenere questa adozione ci vuole qualcuno che intervenga, se no Dio non può adottarci a figlio se non interviene questo qualcuno che ha la capacità di compiere il miracolo della rigenerazione, della nuova nascita, per cui diventiamo figliuoli di Dio, e operare l'adozione a figliuoli di Dio. Chi è che ha compiuto questo grande miracolo di farci adottare a Dio come di figliuoli? Gesù Cristo, è detto qui. Avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, per mezzo di Gesù Cristo. E Gesù Cristo, per poterci adottare a Dio, ha compiuto un atto della sua sovranità divina, oppure ha dovuto compiere qualcos'altro per riuscire a compiere quest'opera di adozione di noi a figliuoli di Dio? Cosa è stato necessario? La morte sulla croce. Ecco, l'atto di sostituzione. È stata necessaria l'espiazione del nostro peccato. Pietro dirà che il Signore ha preso sopra di sé nel suo corpo i nostri peccati e l'ha portato sopra la croce. Perché l'adozione non è soltanto un atto giuridico, ma è un atto di trasformazione totale della nostra vita interiore, per cui da peccatori diventiamo santi, da figliuoli del diavolo diventiamo figliuoli di Dio, da lontani da Dio siamo avvicinati a Dio, e tutte queste cose che noi tutti conosciamo molto bene. Avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, e tutto questo avviene per un piano ben determinato, che è definito qui secondo il beneplacito della sua volontà. E nella sua volontà di amore, nella sua volontà di grazia, che si compie questo miracolo della adozione a figliuoli attraverso l'intervento di Cristo, e che deve essere accettato per fede, perché senza fede è impossibile piacere a Dio. Tutto questo piano di Dio, questo scopo di Dio, non diventerà mai nostro se noi non ci avviciniamo per accettare quello che Dio ci offre. Qualcuno ha definito la predestinazione in questo modo: quando entriamo dentro una casa, al di fuori è scritto che tutti sono chiamati, vero? Quando entriamo dentro troviamo il nostro nome. Venite a me voi tutti, vero? Lì non sa chi è il predestinato. Quando entriamo dentro c'è il nostro nome scritto già là. Cioè l'atto di entrare, l'atto della fede che accetta Cristo, ci fa realizzare la predestinazione e quindi la adozione a figliuoli di Dio. E con l'adozione cosa riceviamo insieme all'adozione? Quando uno è adottato, quando due genitori adottano un bambino o una bambina, tutte le regole, le leggi sono pienamente soddisfatte. Da quel momento quel bambino, quella bambina ha tutti i diritti alla eredità dei genitori. E noi siamo eredi di Dio e coeredi con Cristo. Perché siamo stati adottati attraverso Gesù Cristo secondo il beneplacito della sua volontà. Al di sopra di tutto questo c'è la volontà di amore di Dio che viene incontro di noi, e per poterci adottare non compie soltanto un atto d'autorità sovrana, che poteva anche compiere Dio perché al di sopra di tutto, ma compie un atto di amore per la nostra redenzione. E questo atto di amore si esprime sopra la croce, dove il Signore Gesù dà la sua vita per la nostra salvezza. Nessuno ha maggior amore di questo, di dare la sua vita. E Paolo diceva: il Signore mi ha amato e ha dato se stesso per me. Andiamo ancora avanti. Avendoci predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come suoi figliuoli, secondo il beneplacito della sua volontà, a lode della gloria della sua grazia, la quale egli ci ha elargita nell'amato suo. Siamo dunque predestinati ad essere adottati per mezzo di Gesù Cristo, come abbiamo detto, nell'adempimento del beneplacito della volontà di Dio, perché siamo
qualche cosa sopra la terra. Dobbiamo essere qua giù a lode della sua grazia. Qualche cosa che rende lode alla grazia di Dio. Sapreste definirmi la grazia di Dio? Cos'è la grazia di Dio? La salvezza. Soltanto la salvezza? O qualcosa di più? L'amore. Soltanto l'amore? C'è un versetto nella seconda lettera ai Corinzi molto bello. Voi sapete la grazia del Signor nostro Gesù Cristo, il quale, essendo ricco, si è fatto povero per voi, affinché per la sua molta povertà voi foste arricchiti. Arricchiti di cosa? Di qualche cosa, di qualcuna delle benedizioni divine, di qualcuna delle cose del cielo o di tutte le cose del cielo. In Cristo abbiamo qualche piccola cosa del cielo, vero? Tutto. Benedetto sia il Dio e Padre, il nostro Gesù Cristo, abbiamo letto nel versetto 3, capitolo 1, abbiamo citato più volte Colossesi, in Cristo abbiamo tutto pienamente. Allora, quando noi abbiamo questa pienezza di benedizione, la nostra vita deve essere a lode della sua grazia, questa grazia di Dio, questa ricchezza di amore, questa ricchezza di santità, questa ricchezza di gloria, questa ricchezza di benedizione, questa ricchezza di vita che Dio ci dona in Cristo e che noi possediamo per la fede e la possediamo nella misura in cui noi siamo capaci di ricevere. Perché vedete, qui dentro ci sono parecchie lampadine e c'è un filo che porta la corrente a queste lampadine. Se c'è una lampadina piccola piccola, il filo è sempre quello, la corrente che passa è sempre quello. Quella lampadina piccola farà molta luce o poca luce? Poca luce. Se invece mettete una lampadina con molti watt, molte candele, vero? Darà una grande luce. Quando noi siamo capaci di ricevere tante benedizioni di Dio, più riceviamo delle benedizioni di Dio e più diventiamo luce di Cristo e più siamo alla lode della sua grazia. Che benedizione, vero, essere così. Che ogni credente, salvato per grazia, adottato, figliuolo di Dio, tutte queste benedizioni, vive la sua vita a lode della gloria della sua grazia, la quale grazia Egli ci ha allargita nell'amato suo. Non meritiamo proprio niente, tutto per grazia. Ecco, è difficile definire la grazia, perché la grazia comprende tutte le ricchezze immensurabili di Dio, che sono infinite. Io non posso darvi la lista delle ricchezze, delle benedizioni di Dio. Posso goderle, entrare in parte nel godimento di queste benedizioni, vero? Quando, ad esempio, ricevo Cristo, ricevo tutto, perché Cristo è la pienezza che riempie ogni cosa. Stamattina, parlando con un fratello qui, si parlava del pleroma, si parlava della pienezza della vita che abbiamo in Cristo. E questo fratello usò questa parola pleroma, una parola greca che significa avere pienamente tutta la pienezza di Dio. Che grazia, vero? Affinché siate ripieni fino a tutta la pienezza di Dio. Questa deve essere la vita spirituale di voi, sorelle, di noi, fratelli. Se tutti quanti avessimo questa pienezza di vita divina, come sarebbe bello? Quanta gioia avremmo nel cuore, vero? Quanta potenza spirituale. Tutto quello che è la vita di Cristo diventerebbe anche la nostra vita. C'era un qualche problema che Cristo non seppe risolvere nella sua vita? O risolse tutti i problemi che incontrò il Signore Gesù? E Giovanni ci dice, quale Egli è, tale saremmo anche noi nel cielo. Ho citato giusto? E ditela in fondo. O ho citato sbagliato? Ecco, quale Egli è, tale siamo ancora noi sopra questa terra, dice Giovanni. Quale Egli è, tale siamo ancora noi sopra questa terra. Vedete, dobbiamo conoscere un po' di più la parola di Dio, vero? Così, quando più la conosciamo e più noi ci nutriamo, più ci rallegriamo, più siamo forti spiritualmente e più abbiamo la pienezza di questa grazia di cui abbiamo parlato fino a questo momento. Ora vediamo un po', secondo questi passi che abbiamo letto, qual è lo scopo che Dio si propone nel rivelarci questo proponimento divino attraverso di noi mediante l'opera di Cristo. Questo scopo è la redenzione compiuta per il sangue di Cristo che fa capo alla remissione dei peccati. Versetto 7. Poiché in Lui, cioè in Cristo, noi abbiamo la... Cosa abbiamo? La redenzione.
E questa redenzione l'abbiamo mediante le nostre buone opere, mediante il suo sangue. Cominciate a parlare un po', a svegliarvi un po'. Mediante il suo sangue, la redenzione. Cos'è la redenzione? Il significato della parola redimere. Potrei portarvi un esempio. Negli intorni di Roma, tra la prima e la seconda guerra mondiale, c'era una vasta zona paludosa e dove c'era la malaria. La gente era tutta malarica e era proprio una lotta che non si poteva mai vincere. Un dato momento sono intervenuti, il governo ha preso certe deliberazioni, ha scavato dei canali, hanno incanalato tutta quest'acqua putrida che era ferma lì verso il mare, l'ha mandata via, e la redenzione della zona pontina chiamata. Fu redento perché fu liberata quella zona da tutte quelle acque stagnanti che determinavano questo movimento di zanzare che portavano la malaria, e tutta quella gente era malarica, sempre malata, vero? Dunque la redenzione è la liberazione a tutto ciò che è contro alla natura della santità di Dio che è dentro di noi, vero? Questa è la redenzione, essere redenti, essere liberati da tutto quello che è contro a Dio e che è dentro di noi. E questa redenzione è venuta attraverso il suo sangue. Ora il sangue di Cristo compie due funzioni nella vita del credente. Nel libro dell'Apocalisse è detto che siamo stati comprati col prezzo del suo sangue. In un'altra epistola è detto che il sangue ci purifica da ogni peccato. Dunque un prezzo che il Dio ha pagato per comprarci, anche qui c'è il senso del riscatto, della redenzione. Se ci ha comprati, perché? Perché eravamo schiavi, vero? Schiavi del diavolo. E oltre a averci redenti dalla schiavitù, ci ha anche purificati e ci ha liberati dal nostro peccato. Questo è l'insegnamento che abbiamo qui. Poiché in Lui noi abbiamo la redenzione mediante il suo sangue, la remissione dei peccati secondo le ricchezze della sua grazia. E qui ancora c'è un riferimento alla grazia, e questo è lo scopo per cui Dio fa questa rivelazione del suo piano verso l'uomo, che porta a compimento attraverso la venuta di Cristo. E dopo lo scopo che egli ha, vediamo anche che il fine che egli si propone in tutto questo. Ecco, il fine l'abbiamo nei versetti 8 e 9, leggiamoli. Della quale grazia egli è stato abbondante in verso noi, dandoci ogni sorta di sapienza e di intelligenza, col farci conoscere il mistero della sua volontà, giusto il disegno benevolo che egli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, che consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sopra la terra. Vediamo qui la rivelazione della signoria di Cristo, che deve essere esercitata sopra tutte le cose. Per tradurlo, col farci conoscere il mistero della sua volontà, giusto il disegno benevolo che gli aveva già prima in se stesso formato, per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, e che consiste nel raccogliere sotto un sol capo in Cristo tutte le cose. Sotto un sol capo in Cristo. Che idea dà questo? Sotto un sol capo. Dall'idea della signoria di Cristo. E la Chiesa quale signoria deve riconoscere? Il credente singolo e poi la Chiesa. La signoria di Cristo. Che è il capo della Chiesa? È Cristo. Che è che deve signoreggiare nella Chiesa? È Cristo, vero? Noi siamo le membro, il corpo, c'è tutto questo insegnamento. Allora il fine di tutta questa opera che il Dio si era proposto di compiere attraverso Cristo, e l'opera che Cristo a sua volta avrebbe compiuto, era quella di raccogliere sotto un capo in Cristo tutte le cose. E noi dobbiamo riconoscere questa signoria di Cristo, essere sottomesse a queste signorie. E essere sottomesse alla Signoria di Cristo cosa significa? In che modo siamo sottomesse alla Signoria di Cristo? È soltanto un'affermazione così? Oppure c'è qualcosa di reale, di concreto, attraverso il quale noi dimostriamo di assoggettarci alla Signoria di Cristo? Cristo esercita la sua Signoria come un qualsiasi sovrano, che ha delle leggi, vero?
E Cristo esercita la sua signoria attraverso la sua parola. Più noi obbediamo alla sua parola, più ci sottomettiamo alla sua parola, più noi riconosciamo e ci sottomettiamo alla signoria di Cristo. Per tradurlo in atto nella pienezza dei tempi, che consiste nel raccogliere sotto il suo capo in Cristo tutte le cose, tanto quelle che sono nei cieli quanto quelle che sono sotto la terra. In Lui dico, nel quale siamo pur stati fatti eredi e a ciò predestinati, conforme al proposito, e concorre il proposito di Dio, di colui che opera tutte le cose secondo il consiglio della sua volontà, affinché fossimo a lode della sua gloria. Qui c'è un'altra espressione. Prima abbiamo letto a lode della sua grazia. Qui invece dobbiamo essere a lode della sua gloria. La grazia è ciò che ci salva, salvati per grazia mediante la fede. E lodare, esaltare la grazia di Dio attraverso una vita trasformata, una vita umile, una vita obbediente, una vita santa, una vita luminosa, una vita sottomessa alla volontà di Dio, è qualcosa che Dio gradisce e che gli uomini vedono e che possa essere conquistata a Cristo. Ma il credente che oltre a essere a lode della sua grazia e anche a lode della sua gloria, pensate che grado di santità questo credente ha raggiunto, vero? E qual è il grado di santità che dobbiamo raggiungere, fratelli e sorelle? C'è un grado che dobbiamo raggiungere? Quale misura dobbiamo avere questa santificazione? Natura di Cristo. Siate santi, è detto nella parete di Pietro, come io sono santi. Siate perfetti, dice Gesù, come perfetto il Padre vostro che è nei cieli. Quindi la nostra ambizione di figliuoli di Dio, adottati per grazia, in questa posizione eccelsa, gloriosa, vero, di figlioli adottati, è quella di essere non soltanto alla lode della sua grazia, ma anche alla lode della sua gloria. Cos'è la gloria di Dio? Avete mai pensato di definire la gloria di Dio? C'è una qualche imperfezione nella gloria di Dio? O tutto è luminosità, perfezione, santità, obbedienza, amore, nella perfezione assoluta? Questa è la gloria di Dio. E noi dovremmo essere a lode di questa gloria. Pensate, fratelli e sorelle, come sarebbe bello se fosse così, vero? Che io che vi parlo, che voi che ascoltate, che ogni credente fossimo dei figliuoli di Dio, non soltanto a lode della sua grazia, ma anche a lode della sua gloria. Qualcosa che esalta questa perfezione della gloria di Dio, della perfezione di Dio nella nostra vita, perché viviamo la vita di Cristo. Vivo non più io, ma Cristo vive in me. E quello che ora vivo, non vivo più a me stesso, ma lo vivo nella fede del figliuolo di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Ora, andando avanti, vediamo che insieme all'origine divina, alla sostanza della predestinazione, allo scopo della predestinazione e il fine che Dio ci propone, c'è anche un progresso nella vita spirituale. Questo lo vediamo nei versetti 13 e 14. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso. Notate quello che avviene. In Lui voi pure, dopo aver udito la parola, c'è un dopo, c'è un progredire, un continuo progredire nella vita cristiana. Come si fa a progredire nella vita cristiana? Io che sono anziano posso ancora progredire. C'è qualcuno che sia arrivato alla perfezione. Paolo dice, non già che sia arrivato alla perfezione, ma una cosa fa, dimenticando le cose che sono dietro e protendendomi a quelle che sono davanti, proseguo la corsa verso il palio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. E la superna vocazione di Dio in Cristo Gesù cos'è? È questa santità stessa di Dio che Dio ci dona in Cristo. Compiete la vostra santificazione con timore e tremore, c'è tanti versetti. E qui l'Apostolo Paolo pone appunto in evidenza questo progredire nella nostra vita spirituale, che deve essere continua e che si realizza quando poniamo
tutta la nostra speranza in Cristo. E tutta questa opera meravigliosa e perfetta che Dio ha compiuto in Cristo viene suggellata da qualche cosa che rende visibile, direi, la perfezione dell'opera di Dio e dello Spirito Santo in noi. Qual è questo suggello che viene posto sopra di noi? Lo Spirito Santo. Qui ci sono dei sardi, fratelli sardi, vero? Nei dintorni di Roma ci sono molti pastori sardi in questi ultimi anni, c'è un migliaio di pecore. E qualche volta che usciamo, una volta o due all'anno, andiamo in campagna, vero? E c'hanno tutte queste pecore e c'hanno una specie di timbro sopra, vero? Per distinguere, sono tanti pastori, questi migliaia di pecore. Un suggello. Quelle pecore sono di quel tale proprietario. E riconosco, i cani stessi forse riconoscono, non so. E il suggello è segno di proprietà ed è garanzia di quello che Dio ci dice, vero? Quando mandiamo una lettera raccomandata, o più che una raccomandata, come si dice, un'assicurata, ecco, viene posto il suggello sopra, vero? Noi abbiamo questo suggello dello Spirito Santo, che garantisce che quello che Dio dice è la verità e che quello che possediamo è veramente nostro. Questo è il suggello dello Spirito Santo. Lui pur avendo, dopo aver udito la parola della verità, l'Evangelo della vostra salvezza, in Lui avendo creduto, avete ricevuto il suggello dello Spirito Santo che era stato promesso, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli che Dio si è acquistati, fino alla piena redenzione. Noi siamo redenti, abbiamo detto, in virtù del sangue di Cristo, ma non è ancora una redenzione piena. Quando realizzeremo questa redenzione piena? Ecco, al ritorno di Cristo, la redenzione del nostro corpo. Nella lettera ai Romani è parlato della redenzione del nostro corpo. E quando avverrà la redenzione del nostro corpo? Al ritorno di Cristo per la Chiesa, vero? Al ritorno di Cristo per la Chiesa cosa avverrà? Spesso ne parliamo di questo, vero? I morti in Cristo risusciteranno i primi, vero? E risuscitando che corpo avranno questi morti? Incorruttibili, vero? Adatti per il cielo. Se noi ci prendesse un pesce qui dal Reno e lo portiamo qui a vivere sulla terra, cosa fa quel pesce? Muore. Se noi andassimo in cielo con questi corpi, saremmo adatti per il cielo? No. Allora i morti in Cristo risuscitano i primi e riceveranno questo corpo incorruttibile. E i credenti viventi, cosa avverrà del loro corpo? Sono trasformati. E quanto tempo ci vorrà trasformare questi corpi? Un momento, un batter d'occhio, vero? E saranno dei corpi incorruttibili, dei corpi adatti per il cielo, dei corpi perfetti, dei corpi che realizzeranno questa piena redenzione, il quale è pegno della nostra eredità fino alla piena redenzione di quelli quali? Di quelli che Dio si è acquistati a lode della sua gloria. Non di tutti questo, vero? Perché al ritorno di Cristo soltanto coloro che fanno parte della Chiesa saranno rapiti. Se io mi mettessi qui sopra questo tavolo dei pezzettini di legno, dei pezzettini dei chiodi, poi un dato momento prendo una grossa calamita e la metto, l'abbasso, arriva sopra questo mucchio di roba, vero? Allora avviene qualche cosa. La calamita attira una parte del mucchio di roba che c'è lì. Il ferro che ha la stessa natura della calamita. I pezzetti di legno rimangono sul tavolo. Quando Cristo verrà, prenderà quelli che sono partecipi della natura divina, li prenderà con sé, li trasformerà e li porterà nel cielo per essere con Lui per tutta l'eternità. Questa è la piena redenzione di quelli che Egli si è acquistati, e abbiamo visto che siamo stati acquistati a prezzo del suo sangue. Credo che è arrivata l'ora, sono le 5, poi continueremo, piacendo al Signore, più tardi. Meditiamo intorno a quello che abbiamo visto insieme nella parola di Dio, vero? E oltre che farci una conoscenza così intellettuale, che diventa qualcosa di profondo, di reale, una proprietà proprio del cuore per cui ci rallegriamo, siamo pieni di gioia per il possesso di queste grazie che il Signore ci dà nel Signore Gesù, il nostro Salvatore benedetto in eterno. Amen.